tutto, io mo tengo qua. La testa qua. Io mo tengo qua. Ma che siamo matti? Le braccia sono finite, quindi non può avere la stessa potenza di quando era. Non c'era l'acido lattico, capito? Nella lotta in piedi, nella lotta a terra, c'è una cosa che è identica. Gomiti stretti. Quanto è cambiata la forza del braccio tuo? Io sono cinturone dal 2010, a me la cintura ora me la dà De La Riva, non è che sta un po' alla De La Riva, che ancora oggi dice sento. E c'è una cosa che in pochi sanno, e lui l'ha detto in intervista, lui ha debuttato allenatore di MMA con me, il primo incontro all'angolo. MMA con me, noi siamo attaccati io e Riccardo De La Riva, che lui è uno di quelli, chi lo conosce, c'ha il fisico, sai, no, da postino, De La Riva, tu sai, no? Non c'ha le orecchie rotte? No. Non c'ha le orecchie rotte. Così si chiama guardia aperta. Così si chiama mezza guardia. Chiudila. Qui mezza guardia chiusa e mezza guardia aperta. Poi la montata, la schiena, quella si vedrà. Dentro la guardia, ok? Prima faccio vedere come liberare i polsi. E poi vi insegno le basi, come se stessi insegnando come muovervi nel vostro sport. Come insegnare la box, il jab e diretto. Vi insegno proprio nella lotta le 5 posizioni che le dovete sapere e con quello vi divertirete tantissimo. Già dall'inizio. Aprimo i polsi. Quando vi prendono i polsi, anche lui che ha tantissima forza, si gira sempre verso il pollice e colpisce. Quindi, anche se ti prendono, io giro verso il pollice e colpisco. Se io inizio a fare isometria e lui che mi tiene, alla fine quando mi sono liberato gli tiro la mozzarella perché non c'ho più la forza, acido lattico. Seconda tecnica, libero il polso e prendo il suo. Adesso lui è bloccato, io devo colpire. Terza tecnica che è semplice, palmo delle mani sulle dita. Tre tecniche, quindi la prima, levo e colpisco. Levo, prendo il polso e lo metto sotto la mia mano in modo che rimane immobile. Martellate, colpisco. Terza tecnica, palmo delle mani sulle dita, sfilo e colpisco. E eccolo. Ok, perfetto. La seconda, fai la stessa cosa, mi prendi il mio polso e lo metti sotto la tua mano. No, no, lo metti sotto la tua mano. Ok. E adesso io sono bloccato. Ok. Colpisci. Posso solo fare questo. Ok. La terza, palmo delle mani sulle tue mie dita, le tieni ferme le mie dita e sfili il braccio dietro. Sfilalo, così. Però il palmo deve stare proprio così messo sulle dita. Forte sulle, dita, sulle mie dita. Ok. E adesso sfila. Questo. Ok. Questo. Chiaro. Ripetiamo. Sfila. Ok. Bam. Ok. Seconda, libera e prendimi il polso. Mena. Ok. Siccome non abbiamo le gambe per colpire, non abbiamo le gambe in piedi, quindi io quando libero devo fare anche questo, guardate, per far male. Per il ground and pound. Libero. Bam. Lanca. Libero. Bam, vedete la spalla? Si può fare il martello che fa malissimo o libero gomito. Quello decidete voi. Combinazione preferita, non la mia ma di molti che sanno fare il ground and pound, compresa la mia che amo il ground and pound, è libero, prima corpo e poi viso col stesso braccio. In modo che fai abbassare la guardia. O sui fianchi. Fianco e viso, forte fianco e viso, oppure questa è ancora meglio perché non la riescono a difendere. Tu mi carichi, sembra che sta andando al viso, ma vai a bocca dello stomaco. Questo. Deve passare qua in alto. No, qua, qua. Questo. Dall'alto al basso, boom, questo. Okay. E l'altro al viso. Vai. Uno, due. Chiaro. Ancora di più. Okay. Tipo un'accetta. Il calcio che fate voi a quello là. Vai. Io faccio questi lavori, in teoria lo sai che dovresti fare qua. Mettiamo la verità è questa. Siamo andati a terra ma tu sei forte in piedi. Appoggia le mani qua, spingiti forte e alzati in piedi. Ecco, e mi fai via un po', su. No, no, tu mi dovresti via un po' su a combattere con me in piedi. Non vai a farlo. Capito che tu non vuoi fare la lotta. Mi hai fatto aprire la guardia, altrimenti succederebbe questo, Ale. Tu sei forte in piedi, io starei qua tutto il tempo. Chiaro. Sto qua con te. Mi frega mia, rimani qua, rimani. Allora per farmi aprire la guardia ti chiusa i colpi. Chiaro. Se tu mi inizi a colpire forte, martello, chiaro, come ti pare, io faccio questo. Chiaro. Tu ti alzi. Oppure passi la guardia se sei un lottatore. Io mi tengo qua. La testa qua. Io mi tengo qua. Ma che siamo matti? Ma pure, ti faccio un esempio, pure qua. Oh, questo mi fa male, ma che siete scemi? Pugio. Così io lotto così. Non mi rischio niente. Sto qua, tengo.
I cazzotti arrivano, ma fanno meno male, io sto qua. Eppure metto la tibia, guarda, qua, lotto così. Poi gli faccio fatica. Lo sai perché? Prova a fare un po' di. Dammi dei pugni, dammi dei pugni. Se lui fatica isometria, stiamo un po' qua così. Un secondo, un minuto, tre. Certo, sto qui, però le. Quando lui si alza, le braccia sono morte, le braccia sono finite, quindi non può avere la stessa potenza di quando era, non c'era l'acido lattico, capito? Ecco perché servono sti paletti. Se io invece stessi qua, guarda lui i pugni che mi può dare. Lo vedi? Invece io, si chiamano paletti apposta. Mi aiutano, capito? Sono scusi. Sì, però io adesso è più logico. Stiamo parlando di rotto. Sì, però mo adesso perché sto facendo così. Se no alzate andatene, non è facile. No, lo so, conosco. Cioè io da là, io ti terrei tranquillo proprio, anderucche, testa, nuca. Oppure ti faccio vedere un'altra cosa, guarda, visto il controllo del. Io le sto facendo così. Se lui mi si mette qua, o sta a fare da solo, guarda io che faccio. Con l'orecchio. Io tengo l'orecchio, si può fare una lotta. Un conto è questo, un conto è questo. Sembra che lo sto a tenere giù, ma guarda la forza che c'ha col collo. Qua. No, con l'orecchio diventa fastidiosissimo. Capito? E da noi la presa, da noi la presa si può fare. Perché è una parte del corpo regolare se tu metti le dita dentro. Lo puoi tenere, sì. Anche nel soffocamento, noi possiamo andare sotto sul naso. Quando uno si mette così, noi infiliamo questa parte sul naso che fa male. E io infilo quest'altra nel soffocamento, capito? Noi, la lotta è proprio bella. Sono 5 posizioni, impariamo le prime 3. Ok? Allora, spina dorsale e questa è la testa. Ok? Allora, numero 1. Ricordate sempre, dalla spina dorsale, la numero 1, la mano va sotto la nuca e mi prendo la coscia e prendo il braccio. Questa è la numero 1. Numero 2. Il mio braccio, il corpo rimane identico, ma il mio braccio conquista l'ascella. Io dico conquista in modo che voi capite che il braccio deve andare sotto. Numero 3, ginocchio e ginocchio andranno a controllare collo e bacino. Come? Sollevo e faccio questo. Controllo. Testa e bacino. Ok, la 1 che avevamo detto, il braccio va sotto? Sotto la testa e prendo il tuo braccio. La mia coscia. La tua. Guardate. Osso. Numero 1. Numero 2, che cosa conquista il braccio? L'ascella. Conquistata l'ascella. Perché qui... lui non mi può andare dietro la schiena. Qui lui mi va dietro la schiena. Io qua lo fermo. Vedi, non pensate al fatto dello spazio che c'è che uno ti può dare i colpi. Okay. Perché dovete prima imparare la base. E poi vi spiego come non si prendono i colpi. Questa è la 2. La 3 che doveva tenere il ginocchio? Bacino. E? Testa. Perfetto, guarda. Sollevo. Testa e bacino. Questa è la numero 3, che si chiama crusata in portoghese. Fa una crusata. 2, 1. Il mio gomito come sta? Attaccato? A prima che vi ho detto, quando facevate il gomito come doveva stare? Stessa cosa a terra, sapete perché? Se sta qua, guarda lui che fa. Prendete, no, mano in mano, mano in mano. Dietro la testa, dietro la schiena, per favore. Dietro la schiena. Lui adesso se fa il ponte io cado dall'altra parte. Striking. Nella lotta in piedi, nella lotta a terra, c'è una cosa che è identica. Gomiti stretti. Gomiti stretti. Sempre. Sia quando stai schiena a terra di lotta, sia quando stai sopra come sto io. Gomiti stretti. Più hai gomiti larghi, più sei soggetto a leve. Più hai braccia tese, più sei soggetto a leve e a soffocamento. In teoria il gomito sta vicino all'orecchio. Ok? Che avevo detto per non farvi prendere l'ascella? Il braccio dove deve andare? Questo qua dove sta? Sotto? Sotto la schiena. Per non farvi prendere la schiena, giusto? Per adesso se io mi dovessi girare di schiena, sto braccio non lo posso tenere qua, si deve spostare. Allora ci dovete mettere il gomito. Il vostro gomito va davanti l'ascella dell'avversario e vi girate di schiena. Girate. Questa è la 4. Metti il gomito davanti l'ascella e 4. La 5 dovresti abbassare le gambe dell'avversario il più possibile. Poi io ho fatto una cosa, non so se ve ne siete accorti, di rimettere il tallone sulla tua mano, perché è il piede, sfili la mano, è il piede che ti fa girare. Quindi sono le gambe del tuo avversario che ti fanno girare. Gira e poi montata, gira questo. Se devi andare sotto la scella, come passa in alto, l'appoggi qua. Mentre fai questo devi girare di schiena, devi guardare là, bravo. E te devi mettere come stavi con le gambe 1 e 2. Gira le gambe come ce l'avevi, bravo! Questa è la 4. Questa è la 4.
La 5, devi prendere le sue gambe qua col braccio e le abbassi, devi mettere il tallone sul ginocchio. E spingi col tallone per venire sopra. Questa numero 5 sta in montata, mani vicino alle orecchie. Quindi dovete aggiungere 4 e 5 dalla 3. E avete le 5 posizioni della lotta a terra. State le 5 posizioni della lotta a terra, cioè state. Poi da là, 22 cose sotto e lottate. Tutti voi capirete, anch'io. Anche se sai lottare tutti e due i lati, avrai un lato migliore. E poi sta a te portarlo nel tuo lato migliore. Sia se stai con la schiena a terra o sia se stai sopra. E lui sta con la schiena a terra. Però se voi imparate a far questo, vi faccio vedere, levato la lotta. Questa è la base e sopra c'è monti in grattacielo. Quando uno si impara a fare bene questo, può fare quello che vuole. Perché da qua ci sono tutte le posizioni che vi porteranno a fare o finalizzazioni o transazioni per mobilizzare l'avversario e portarlo dall'altra parte. Altra cosa, se avete visto quando lo faccio con voi, quando faccio qua, nella lotta dovete dare sempre pressione. Più spazio c'è e più l'avversario a terra riesce a lottare. Invece deve essere pressione costante e uniforme ancora di più. Ecco perché vi ho detto bacino e mento. Perché quando si lotta sono i punti più sono fondamentali del Brazilian Jiu Jitsu. Saper controllare il mento e il bacino. Attenzione, lo vedi? Pam, pam, pam. Ok, in conto invece quando si lotta è questo. Io sto usando le gambe, ma guarda la spalla. Sì. Non devi espressione totale. Devi sempre pressione totale qua. Sì, infatti. Sempre. Ad esempio, l'errore è quando uno lotta, dici che quando magari uno sta lottando in una posizione e lui mi mette il braccio qua perché mi vuole rimettere dentro la guardia. Allora tu che fa? C'è gente bravissimo, c'è gente che fa questo. Ma io non devo fare niente, guarda che devo fare. Oh, uso le gambe. Oh. Oh. Soffro benissimo, vedi? Che bella la lotta. Terribile. Io ho usato le gambe pianissimo, però controllando il mento. Sì, avevo. Perdevo. La forza, perdi la forza. Te ne accorgi pure, ti dà fastidio. Ci sono tantissime cose che uno non percepisce, ma quando la fai la lotta è figa da morire perché devi studiare tantissimo. Delle cose che tu dici, vabbè, quelli si stanno a zuffare, tipo. No. Semplice passaggio dietro la schiena quando uno porti a terra. Se adesso ti metti in ginocchio, non puoi fare un ginocchio così, ok, gira davanti a me e io voglio andare dietro la schiena di lui, a terra per favore, ok. Se io faccio questo, guarda, voglio andare da sta parte e lui col braccio suo mi prende la gamba, l'hai visto? Ok, guarda come cambia, è una cavolata, guarda. Quanto è cambiata la forza del braccio tuo? L'ho portato un 20% di forza su di lui. L'ho fatto solo guarda là. Si controlla in questa. Si controlla il mento in questa maniera e si gira. Va a perdere tutta la forza del braccio. E questo si può fare nella MMA. Tantissimo, non è. Non ne avevo idea. Certo, perché però queste sono cose che succedono, ma. Sono frazioni di secondo, ok. Non te potrei mai accorgere. Io ti sto parlando in prima linea, quindi ti ricordo ci sono delle cose che tu dici, ma che cazzo ha fatto quell'anno là dietro? Ma io di solito magari c'è gente dice un palestra che metto il braccio non no. Passa nessuno, però non lo sai che se passa che ti girano il mento tu questo braccio te lo perdi. Sì, non gira più. E poi io ho fatto un'altra cosa che voi non vi siete accorti mentre parlavamo, sembra illusionismo ma è verità. No, mentre no. Io ti devo passare io non posso. No, oltre quello io non posso appoggiare la mano per terra, se no me la prende lo stesso, anche se lui c'è il bravissimo, anche se c'è il mento là lui me la prende, ok. Io guarda che ho fatto, non ve ne siete accorti, guarda la mano destra, la mano destra, va sull'osso qua. Ah, altra cosa, guarda, io sto qua con lui, gli voglio prendere la schiena, guarda che faccio, che ho preso, che ho tirato? Anche mento, geniale. In un attimo ci va giù, invece di mettere là. Guarda un attimo. Sembrano è così. Cambiano le masse. No, proprio. Cambia tutto. Oppure io sto da quest'altra parte, stai qui. Quanto ti hai visto questo lavoro? Che
che si fanno con le ginocchia. Appoggio. Questo serve per imparare la lotta, è tutto col sacco. Bello. Oppure un altro, c'ho le gambe. Oggi questo ci vuole fare. Quello è il corpo. Questo è il sedere. Così insegno ai miei allievi. Sedere, passaggio di gamba, passaggio di guardia, esplosivo simulando un calcio. Sedere, gambe. Oh. Wow. In teoria sarebbe questo. Stai qua, calcio, bam. Oh, sto passando la palla. Ma non fare qua, non fare. Wow. La capoccia va buttata via. Non si può fare. Qui ho fatto di più, ho sfruttato, certo. Sono 2-3 ore. Però già lo so, siete consumati.